Ciao a tutti e benvenuti qui sul canale. Questa settimana ho per voi un video unboxing e un video di prime impressioni per quanto riguarda un'azienda americana che si chiama The 1407 Planner e è un'azienda che produce e vende accessori per agende. In particolare sono stata subito curiosa, non mi viene la parola, curiosa di provare le loro dashboard. Come sapete, se mi seguite qui sul canale, è da tempo che cercavo delle dashboard per il mio travel notebook in vinile. E appena ho visto sul loro sito che erano arrivate, li ho subito contattati e ho fatto il mio acquisto. Vediamo un po' cosa. Ci sono anche degli omaggini, bello, vediamo. Ci sono altre cose. Un grossissimo fenicottero. Mi sa che qua se lo vede Daniela fa l'ordine solo per avere il fenicottero. Allora, vediamo un po' che cosa mi hanno mandato. Andiamo per ordine. Allora, vediamo se riesco a farvela vedere. C'è una tessera in cui vi chiedono di fare una foto con il fenicottero perché stanno cercando di creare un calendario per il loro ufficio con le foto dei loro clienti in giro per il mondo che mostrano il loro simbolo, il loro marchio, che è appunto il fenicottero, che si chiama Fiona. E chiedono appunto di fare questa fotografia, che è una cosa carinissima. Ora, questa è un'idea che in realtà ha avuto anche mio zio, che ha anche lui un'attività di party planning. In realtà lui crea feste e il suo marchio anche lui è il fenicottero, quindi mi sa che unirò l'utile al dilettevole, farò foto sia per loro sia per mio zio in cui gli metto il fenicottero. Mi sa che lo farà contento, sarà contento anche lui. Dopodiché c'è una libellula sempre rosa con le ali in zentangle, che anche questo qui è un pensiero che metterò assolutamente nell'agenda. Dopodiché c'è una paperclip con il fenicottero. Questa se la vede mio zio, se la imbosca lui, ma lo zio è in Italia e non la vede. Però ecco, c'è anche una clip che utilizzerò sicuramente. E poi c'è una tessera ovviamente con tutte le informazioni della loro azienda. Ve la metto qui così potete fare uno screenshot e potete andarvi a vedere la loro azienda. Dopodiché c'è una tesserina informativa a proposito della loro manifattura. Questa è una cosa che non mi sorprende per nulla. Infatti, dovete sapere che l'anno scorso, o meglio intorno al 2017 e il 2016, c'è stato un grosso scandalo in America perché una grossa azienda di prodotti di cartoleria ha mandato tutta la produzione nei paesi terzi, se non sbaglio in Cina, e la qualità è caduta in modo drammatico. Infatti questa azienda ha perso una buona fetta di clienti, intorno al 50% direi, da quanto ho capito dalle varie notizie. E tra l'altro, sempre in America, è stato prodotto un planner praticamente identico a quello che è stato fatto produrre in Cina, venduto tra l'altro a una cifra molto competitiva, e c'è stata una grossa faccenda legale per questo motivo, perché ovviamente c'è una questione ovviamente copyright, design, eccetera, eccetera. Quindi c'è stata proprio una bufera. Quindi non mi sorprende che l'azienda, appunto questa qui, abbia deciso di inserire in tutti gli ordini una tessera che ricordi al cliente che loro sostengono il prodotto americano, in particolare le aziende della zona, facendo fare tutti i loro prodotti in America e disegnandoli in America. Quindi insomma supportano ovviamente l'economia del loro paese. E essendo che questo è un prodotto americano che vende venduto anche a livello internazionale, ci tengono anche a far sapere appunto che
alle accoglienti internazionali che il prodotto è stato completamente creato, disegnato e prodotto in America. E in particolare in Troy, Ohio. Poi c'è il prodotto vero e proprio, quello che ho acquistato, sono delle dashboard in vinile. Mio padre lavora nella plastica, quindi io di vinile, di plastica a casa ne avevo sempre un sacco. E questa qui mi sembra che sia anche di una buona qualità. È una plastica lucida, non opaca, è vinile. Sì, è vinile, anche dall'odore è vinile. Però non puzza, non puzza, perché ci sono certe plastiche che puzzano. Non è la tipica puzza delle robe in plastica che trovate nei negozietti da tutto neon. Insomma, è una buona plastica, fatta bene, anche assemblato bene. Non vedo difetti apparenti e insomma sono fatte bene e ovviamente sono dimensione regular per il mio traveler's notebook. Se non sapete cos'è un traveler's notebook, vi rimando ai video precedenti in cui vi spiego cosa sono i traveler's notebook, come si usano, come si possono utilizzare come un'agenda, eccetera eccetera. Se siete curiosi di vedere come io andrò a utilizzare il traveler's notebook per l'autunno, vi invito a iscrivervi al canale e soprattutto a fare lo sforzo di cliccare sulla campanella in modo tale che quando i miei video vanno online voi siete sicuri di non perderli. Voi dovete sapere che YouTube e i filtri in questi periodi sono un po' meh, quindi può essere che anche se siete iscritti al mio canale non vediate i miei video arrivare nella vostra bacheca. Per essere sicuri di non perdervi davvero, cliccate sulla campanella. A me non me ne viene in tasca niente, ma voi siete sicuri di non perdervi i video con tutte le informazioni che i miei video contengono. Prima di lasciarci per questo video, vi voglio dire, intanto vi faccio vedere quello che contiene il pacco, vi volevo dire appunto la spedizione è stata veramente velocissima, sono entusiasta e contentissima. Ho ordinato 4 giorni fa, settimana scorsa, oggi è lunedì, e mi è arrivato in 4 giorni lavorativi. Non ho pagato dogana, il pacco era tracciato, il pacco non si è mai perso, quindi sono davvero contentissima. Non so se sono stata fortunata io questa volta o se è una cosa normale. Quello che so per certo è che con aziende americane ho avuto diversi tipi di trattamento e diversi tipi di esperienza. Per farvi un esempio, con Studio L2E, dove acquisto i miei stampini per agenda e per scrapbooking, non ho mai avuto un problema di spedizione. Tutti i miei pack sono arrivati in 4 giorni, non ho mai pagato dogana e mi hanno sempre contattato qualora non avessero notizie del fatto che il mio pacco fosse arrivato o meno. Con loro qui, anche qui mi sono trovata benissimo, stesso tipo di spedizione, è arrivato, nessun problema, tracking number, l'ho seguito, eccetera, eccetera. Con Coccodesi invece è stato un disastro, il pacco è stato perso 3 volte, l'indirizzo l'ha sbagliato, insomma, per me questa azienda qui è nelle americane top per la mia esperienza come consumatore. I regalini arrivano a tutte, non mi sono anche qui ogni tanto mi scrivete se ho i regalini solo perché sono una youtuber, no, i regalini so che arrivano a tutte, so che sono misti, so che Fiona di sicuro arriverà a tutte perché mi pare un'iniziativa legata ai loro clienti. Spero di avervi dato tutte le informazioni necessarie per decidere se volete o meno provare a acquistare queste dashboard per la vostra agenda se le stavate cercando come me, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!